Buongiorno a tutti. Sono Antonietta Rinaldo, vicepresidente dell'Associazione Mamme per la Salute e l'Ambiente ONLUS di Venato. Ringrazio l'organizzazione per l'opportunità di testimoniare la nostra esperienza, che cercherò di sintetizzare. Venato è una cittadina di circa 12.000 abitanti, in provincia di Isernia, è posizionata in una vallata circondata da montagne e bagnata dal fiume Volturno. Un patrimonio di bellezze naturali ed artistiche violentate dal profitto e dal malaffare che, in passato, hanno trovato terreno fertile nella semplicità della gente e che oggi prospera sull'inerzia e sul senso di rassegnazione della stessa. Venafro confina con il Casertano, ad appena 10 km, è la porta del Molise, una regione piccola di cui non si parla mai, territorio ideale ad un soffio dalla Campania per essere terra di conquista di persone dedite ad attività criminali. La nostra associazione nasce di fatto solo nel dicembre 2010, ma le prime azioni risalgono al 2005, quando alcune mamme, preoccupate per l'escalation di patologie allergiche e respiratorie che si registravano in tutta la vallata, soprattutto nei più piccoli, vennero a conoscenza di studi scientifici inerenti alla connessione tra queste patologie e l'inquinamento. Poiché nel nostro territorio insistevano ed insistono molte fonti inquinanti, tra le quali arterie ad alta percorrenza, ma anche un grande generatore, l'Energonat, fino a qualche mese fa proprietà Veolia, ora proprietà ERA, e un cementificio della Colacem, queste mamme, molto preoccupate, iniziarono a inviare raccomandate a tutti gli enti preposti alla tutela della salute pubblica, e per conoscere quali accorgimenti adottati a tutela della salute dei cittadini residenti nella pianura venafrana. Negli anni le poche risposte ottenute sono state per lo più incomplete o evasive. Qualche risposta in più è stata ottenuta negli ultimi tempi, solo a seguito di messa in mora di regione ed enti. Per almeno 5 anni si è proceduto percorrendo parallelamente 2 strade. Tallonando le istituzioni e informando i cittadini assolutamente ignari di tutto. In questo nostro percorso non sono mancate aggressioni e tentativi di fermare la nostra azione in modo subdolo ed anche meno subdolo, ma nulla ci farà desistere dall'andare fino in fondo. Nel 2009 abbiamo presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Isernia, segnalando i gravi problemi del territorio e alcune stranezze nelle rilevazioni delle centraline dell'ARPA Molise. Nessuno mai ha ritenuto di prendere comunque dei provvedimenti. Unico risultato ottenuto a seguito della denuncia del 2009 è stato che la qualità dell'aria di Venato, ottima fino a tale data, è divenuta all'improvviso insalubre. Oggi si riscontrano in una cittadina piccola come Venafro valori di PM10 paragonabili alle città più inquinate d'Italia, ma ugualmente tutto tace. Mentre nessuno si preoccupava delle nostre segnalazioni, per un caso fortuito nel 2011 venne riscontrata diossina in 2 capi di bestiame allevati in zona. 6 lunghi anni durante i quali chi inquinava ha potuto continuare a farlo indisturbato, chi aveva obblighi di legge non adempiva ai propri doveri, producendo una vera pandemia silenziosa. L'azione della nostra associazione è stata ed è di grande disturbo, ma i risultati raggiunti sono assolutamente ancora insufficienti, fatta eccezione per l'aver smascherato menzogne inenarrabili e la vera natura di attività altamente nocive alla salute umana, presentate come invece foriere di progresso. Le aziende continuano ad autocontrollarsi. L'ARPA Molise fino a un anno fa non aveva le attrezzature atte a rilevare la diossina, fino a quando i proprietari dell'inceneritore e del cementificio non hanno donato tali apparecchiature. Se queste sono state o meno utilizzate e se hanno rilevato qualcosa, non è dato saperlo. La Regione Molise non ha ancora attivato la procedura AIA per il cementificio, come previsto dalle normative nazionali ed europee. C'è da considerare che questa azienda opera nel nostro territorio da più di 10 anni.
non è ancora attivo il registro tumori. Di fatto attivato 8 anni fa, spendendo soldi pubblici senza produrre risultati. Periodicamente, se sollecitata dall'opinione pubblica, la Regione fa comunicati stampa annunciando la sua attivazione. Non si conducono studi epidemiologici nella piana di Venafro, nonostante sia tangibile a tutti l'escalation di patologie oncologiche, respiratorie e cardiovascolari e soprattutto nonostante che oltre il 20% delle analisi eseguite su matrici alimentari abbia dato come risultato valori superiori a livello di azione, non si adempie alle direttive europee che impongono di continuare ad indagare con studi seri allorquando si riscontra diossina nella catena alimentare. Intanto la Comunità Europea, a cui nel 2010 abbiamo presentato denuncia grazie all'aiuto di Medicina Democratica, ha accolto le nostre istanze in merito all'inceneritore che opera senza AIA. Troppo spesso si vuole barattare il lavoro con la salute, spesso però il lavoro risulta essere un miraggio. L'inceneritore Energonat, oggi di proprietà ERA, contava 24 addetti quando bruciava 25.000 tonnellate di CDR e ne conta sempre 24, una volta autorizzata a bruciare 100.000 tonnellate di CDR. La cementeria Colace, che funge anche da inceneritore, ha avuto 25 milioni di euro a fondo perduto per assumere per un anno ben 87 addetti. Da gennaio di quest'anno i suoi operai sono in cassa integrazione. Nei 10 anni che questo mega impianto ha operato nel comune di Sesto Campano, i dati ISTAT registrano un decremento della popolazione. La gente non ha trovato lavoro ed ha dovuto andare via. Ingenti investimenti che hanno prodotto inquinamento e danneggiato gravemente un settore importante, quale quello agricolo. Realtà come la nostra, purtroppo, in Italia stanno diventando numerose. Ogni associazione contrasta come può a livello locale, ma è urgente e fondamentale unire tutte le forze per informare e spronare le istituzioni nazionali ad azioni urgenti e concrete in difesa della salute. La nostra associazione, insieme ad altre 8 associazioni a livello nazionale, ha promosso una campagna nazionale in difesa del latte materno dai contaminanti ambientali. La campagna è stata presentata il 19 marzo dell'anno scorso a Roma e i promotori hanno formulato 10 domande che in questi giorni sono state inviate ai vari esponenti politici in vista per le prossime elezioni, nella speranza che la salute diventi un serio argomento di discussione. Chiediamo a tutti voi di aderire alla campagna in difesa del latte materno dai contaminanti ambientali, che ha l'obiettivo di pretendere che lo Stato agisca a difesa della salute di tutti, e vi chiediamo aiuto nel diffondere le 10 domande. Per aderire alla campagna e per seguire le eventuali risposte alle 10 domande, potete collegarvi sul sito della campagna www.difesalattematernowordpress.com. Chi vuole può richiedere a me il bigliettino con l'indirizzo del sito della campagna.